Tra le tante riaperture di lunedì 18 maggio, a Milano c'è stata anche una nuova apertura, la prima in città nella Milano post-Covid. È 9:25, lo storico brand milanese di gioielli in argento personalizzabili, nato dalla mente di Roberto Di Benedetto, che con tre nuove vetrine affacciate su Corso Buenos Aires ha raddoppiato l'iconica insegna di Via Ravizza. Il negozio era pronto per la metà di marzo, intorno al 15. Lockdown, chiusura totale della Lombardia e chiusura di tutti i nostri punti vendita, abbiamo aperto lunedì con questa nuova inaugurazione. Una nuova apertura che è un po' il simbolo di una Milano che esce dalla crisi e che prova a ripartire, una scommessa che in soli due giorni ha già fatto mettere in fila tanti milanesi. Il milanese infatti è super contento di questa nuova apertura perché, come ti dicevo prima, il negozio storico, magari per alcuni, essendo in Corso Vercelli più o meno, è un negozio un pochino più scomodo, ecco, e quindi l'apertura, diciamo, in Buenos Aires, soprattutto vicino a Porta Venezia, per il milanese devo dire che è stata molto apprezzata questa apertura. Ma 9:25 non si ferma qui. Dopo lo store di Buenos Aires, ora la prossima tappa è prevista per Pavia. Abbiamo un'anteprima che la prima settimana di luglio apriremo un altro negozio molto importante per noi sulla piazza di Pavia. Grazie soprattutto all'e-commerce, quindi allo shopping online, in questi due mesi di quarantena ci hanno dato una grossa mano, perché comunque, come hai detto tu giustamente, rispetto ad altri commercianti, ad altri negozianti, soprattutto noi, oltre a riaprire tutti i nostri punti vendita, ne abbiamo inaugurato un altro. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza i tanti clienti affezionati che il brand si è costruito negli anni e che nemmeno nel periodo di emergenza hanno rinunciato a fare acquisti sul sito online. La gente ha ancora voglia, anzi direi ha più voglia dopo questi due mesi, di acquistare gioielli. Soprattutto per il lavoro fatto in questi anni, il brand è conosciuto, come ti dicevo lo shopping online ci ha aiutato tantissimo in questo lockdown, in questa quarantena, ma devo dire che da lunedì la riapertura è stata molto positiva, siamo tutti molto contenti, devo dire che sta andando tutto bene.